Bandar è un valoroso, nessuno riesce a batterlo. Principessa Mimur. Sì. Voi siete innamorata del principe Bandar, vero? Non lo negate, vi conosco bene. Veramente io? Sì, lo amo. Questo non è possibile, principessa Mimur. Perché non è possibile? Semplicemente perché il principe Bandar è mio fratello. Ma tu lo sai che io e lui non siamo fratelli di sangue. Bandar è stato trovato da te e da mia madre 17 anni fa sulla spiaggia. So anche che appartiene a un'altra razza. Ma non mi importa, io gli voglio bene. Vi dico che non è possibile, ci sono cose che voi non sapete. Ah, e che cosa? Che cosa non so? Avanti, dimmelo. Il principe Bandar. Sei diventato un vero guerriero, Bandar. Padre, non capisco una cosa. Perché dobbiamo imparare a lottare, a combattere? Il nostro paese, che tutti ci invidiano per le sue bellezze, è in pace da sempre. Allora per quale strana ragione dobbiamo imparare a maneggiare la spada? È vero, Bandar, l'intero universo vive in pace. Tuttavia si dice che vi sia ancora un pianeta dove avvengono distruzioni spaventose. Questo. Il pianeta si chiama Terra e somiglia al nostro pianeta Zubi. La Terra era verde e fertile. Gli animali vivevano in libertà. Ma gli esseri umani li estirparono dal loro ambiente per poi adattarlo alle proprie esigenze. E continuarono a distruggere uccidendosi l'un l'altro. Centinaia, migliaia, milioni di persone si uccisero tra loro. Una ragione fu l'intolleranza. Uomini neri, bianchi, gialli, rossi, delle regioni calde, delle regioni fredde, genti di razze diverse si combatterono fra loro per migliaia di anni. Un'altra ragione di divisione furono le diverse religioni praticate dai vari popoli. Molte religioni sono state costrette a subire persecuzioni. Un'altra ragione ancora fu l'espansione territoriale delle nazioni. Molti paesi sostennero guerre lunghe e sanguinose per il possesso di alcune zone molto limitate. Alla fine, la loro brama di conquista si estese anche allo spazio. Ecco, ora sai come sono fatti i terrestri. Avrei preferito non saperlo. Dobbiamo essere pronti a difenderci. I terrestri possono attaccare qualsiasi pianeta e ucciderne gli abitanti allo scopo di impadronirsi di tutte le ricchezze che trovano. Sapete che io non voglio code così grosse. Preferisco quelle codine lunghe e sottili. Sono più buone e si digeriscono molto meglio. Non permetterò mai che i terrestri ci facciano del male, padre. Li combatterò. Tu, Bandar, sei un valoroso. Nessuno avrebbe il coraggio di affrontarli. Ma ricordati quello che ti dico. Qualunque cosa succeda, tu non devi mai uccidere un avversario, mi hai capito? Anche se è un nemico, non devi mai togliergli la vita. Lo so, padre, lo so. Ah, sei tu. Che cosa fai qui? Volevi dirmi qualcosa, Mimur? Bandar. Thank you.
Pensavo di dirlo a mio padre. E la mamma? Lei lo sa già. Davvero? Sì, ma non dice nulla. È molto triste. Perché siamo fratello e sorella. Ma questo non è vero, quindi non è un problema. Bandar, anche la mia governante è contraria. Perché? Ecco, lei dice che il nostro è un amore impossibile. Perché? Perché appartenga a un'altra razza, per caso? C'è di più. Vieni da un altro pianeta. Che cosa vuoi dire, Mimor? Ecco, è qui che mia madre ti trovò 17 anni fa, in un oggetto metallico. Sono riuscita a far parlare la governante. L'oggetto metallico adesso è in quella grotta. Ma io non ho avuto il coraggio di entrarci da sola. È laggiù. Lo sai, Mimur, questa è una specie di capsula spaziale. Bandar, dicono che tu eri lì dentro. Guarda come l'ha ridotto l'umidità. Allora è così che sono arrivato. Sta attento! Banda! Ascolta, ascolta. Chi sei tu? Che cosa vuoi da me? Banda, che ti succede? Io sono la capsula robot che ti ha portato su questo pianeta. Ti sto parlando attraverso la tua mente. Se il tuo nome è Bandar, ascoltami. Tu sei un essere vivente del pianeta Terra. Poco dopo la tua nascita, i tuoi genitori furono uccisi da un uomo malvagio. Ma prima di morire ti chiusero dentro di me e ti lanciarono nello spazio, sperando che tu un giorno potessi vendicarli. Adesso devi tornare indietro, Bandar. Torna sulla Terra. Torna sul pianeta dove sei nato. Bandar, stai bene? Cosa c'è? Rispondimi. Coraggio, cerca di riprenderti.